siamo con Jacopo Poli, che oggi è alla LIUC Università Cattaneo all'interno del percorso Made in Italy Management and Entrepreneurship. Qual è la ricetta delle distillerie Poli per un Made in Italy di successo? Beh, la ricetta nostra è ben definita. Si basa fondamentalmente sulla valorizzazione di tre fattori, che sono la famiglia in quanto portatrice di valori, quali l'orgoglio di fare una cosa buona e ben fatta. Il secondo fattore è l'artigianalità, quindi la capacità di produrre un manufatto e di valorizzare proprio la buona capacità manifatturiera che abbiamo in Italia. Anche in questo caso appunto il buono, il bello e il ben fatto. Il terzo aspetto su cui fondiamo la nostra capacità, diciamo così, produttiva è la cultura, quindi il far conoscere quello che c'è dietro, nel nostro caso, una bottiglia di grappa. Quindi ecco appunto questi tre fattori qua: la famiglia come portatrice di valori, l'artigianalità come espressione della grande capacità manifatturiera che ha l'Italia e la cultura per riuscire a trasmettere questi aspetti, far conoscere ai consumatori quello che c'è dietro a un grande prodotto come la grappa, ma come la grappa ce ne sono tantissimi altri in Italia che meritano di essere conosciuti.